Ciao a tutti, buon pomeriggio. Come va? Oggi facciamo un piatto che piace a tante persone, che mi avete richiesto in tanti e quindi lo prepariamo in diretta. Facciamo le cozze ripiene alla pugliese. Gli ingredienti per le cozze ripiene sono naturalmente le cozze. Vedete, sono stupende, bellissime, enormi, veramente belle. Le cozze, le uova. Il pane ammorbidito, poi vi spiego tutto. Il pecorino romano. Io vi sto dicendo gli ingredienti giusti, che comunque sono nel link in descrizione. Le altre cozze, l'acqua di cottura delle cozze, l'acqua di apertura delle cozze, prezzemolo, aglio, pepe e poi l'ingrediente segreto che vi svelerò dopo. E qui sto cuocendo della salsa di pomodoro semplicissima, fatta con una base di aglio. E questo è il sugo fatto in casa. Adesso aggiungo qualche foglia di basilico per insaporire. Ora chiudiamo e poi ci andremo a mettere le cozze. Al lato della cozza troverete il bisso che voi dovete eliminare. Ora io qui purtroppo queste cozze non ce l'ho, però è la paglietta che si trova a questo lato che voi dovete tirare fino all'estremità. Ora, se voi siete capaci, le aprite così a mano come ho fatto io con questa. Altrimenti, senza nessun problema, senza nessuna preoccupazione, le aprite in padella per 30 secondi. Poi che fate? Mettete una padella, mettete le cozze nella padella con un coperchio per 30 secondi, con qualche gambo di prezzemolo, qualche foglia di prezzemolo, giusto per insaporire un po', l'acqua di cottura dopo che ne uscirà dalle cozze. Le mettete con un coperchio. Dimmi. Per un minuto massimo, il tempo che le cozze si aprono. Appena vedete che le cozze iniziano ad aprire, spegnete tutto, alzate le cozze. L'importante è che abbiano cominciato ad aprirsi, così la cozza non sarà cotta, sarà solamente appena aperta e avrete ottenuto le cozze aperte. Quindi facilissimo. Ora, queste sono le cozze chiuse e queste sono le cozze che io ho aperto prima. Come vedete, anche se le ho aperte sul fuoco, sono perfette. Quindi sono state veramente pochissimi secondi. Ora lasciamo qui da parte un attimo le cozze e prepariamo il ripieno, che è fatto di... Io avevo una fetta di pane secco, raffermo, e quindi l'ho voluto utilizzare. Nella ricetta non c'è, però è facoltativo. Se voi lo volete lo mettete, se no no. Questo è il pane che io avevo e l'ho ammorbidito con l'acqua che ho filtrato delle cozze, che ho ottenuto dall'apertura delle cozze. Quindi ho ammorbidito quest'acqua con l'acqua di apertura delle cozze. Adesso ci aggiungo il prezzemolo con l'aglio abbondante. Poi andiamo a rompere due uova. Io ne ho poche, però ne rompo due. La ricetta prevede pecorino romano, quindi aggiungiamo abbondante perché il composto deve risultare sodo, altrimenti poi fuoriesce dalle cozze. Sedetevi tranquilli, respirate. Io metterò un ingrediente Un segreto. segreto che Cos'è? Cos'è? farà saltare molte persone sulla sedia. Io lo so che sembra strano, però invece ci va. La mortadella tritata. Questa è mortadella che ho tritato finissima. L'ho proprio tritata finissima per farla amalgamare bene al composto. Questo è il ripieno che noi abbiamo ottenuto. Vedete com'è sodo? È sodo, non cade? È sodo. Deve Ma essere questo si sodo. appiccica alla forchetta, Sì, però. deve essere sodo perché non deve uscire, poi il ripieno non deve uscire dalla cozza. Allora, e facciamo questo, prendiamo la cozza e andiamo a farcirla così. Mettiamo il ripieno qui. Andiamo a chiudere. Ora, nella realtà dovremmo metterle così nel sugo, senza spago. Noi ne metteremo anche qualcuna senza spago. Per sicurezza, prendiamo uno spago e lo rotoliamo intorno così e lo andiamo a chiudere.
senza troppi, così semplicemente. Non lo dobbiamo chiudere troppo, vedete, non proprio Stretto. stretto, perché il sugo deve entrare nella cozza e soprattutto poi l'uovo in cottura si gonfia e quindi deve avere comunque modo di gonfiarsi. Ok? Se prendo sia quelle con lo spago che quelle senza spago e le vado ad adagiare così nel sugo. Le metto dalla parte del ripieno. Così. Cerco di chiuderle un po' e le mettiamo dalla parte del ripieno. E qui metto quelle con lo spago. Potete anche usare il cotone per chiudere le cozze se non avete lo spago, un filo di cotone bianco. Metto così. Sì. Aggiungiamo un po' di prezzemolo, così. E portiamo a bollore il sugo di pomodoro, la salsa. Adesso inizia a bollire, sistemiamo bene le cozze in modo che siano tutte ben coperte, Una così, pentola. e copriamo. Quest'acqua va a insaporire il sugo, quindi la mettiamo qui, la metto nei bordi. Qui. Quest'acqua è stata filtrata, l'ho filtrata con un colino a maglie strette e con della carta assorbente. C'è un profumo buonissimo. Va bene? Grazie a tutti. Ciao.